Ciao guerrieri di luce, io sono Valerio e benvenuti anche oggi in una nuovissima puntata di Paranormal. Nella puntata di oggi ci trasferiamo in Emilia e più precisamente nella provincia di Parma, a Case Scapini, un paese completamente disabitato dagli anni 70, un paese più conosciuto con il nome del paese dei bambini che piangono. Casa Scapini è un borgo nell'Appennino parmense, completamente abbandonato dagli ormai lontani anni 70. Attualmente è raggiungibile solo a piedi tramite dei sentieri e una piccola strada sterrata. Ci si accorge di essere arrivati a destinazione solamente all'ultimo momento, perché ormai la vegetazione è diventata il vero e unico padrone del borgo. Il motivo del suo completo abbandono è avvolto ancora oggi nel mistero. Il piccolo paese sembra essere stato abbandonato non in maniera premeditata, ma come se fosse stato lasciato al suo destino in maniera repentina. Chi lo ha visitato negli anni addietro, prima che le case diventassero dei ruderi pericolanti, racconta di molti oggetti lasciati normalmente a casa, come se qualcuno dovesse fare ritorno a breve. Scarpe appaiate e normalmente riposte all'interno di alcune stanze, sedie e tavoli in perfetto ordine, scope di saggina lasciate appoggiate alle pareti come se qualcuno dovesse ancora terminare di spazzare la stanza. La leggenda vuole che questo luogo sia testimone di un efferato quanto sanguinoso eccidio nazista durante la Seconda Guerra Mondiale, eccidio che avrebbe provocato la morte di molti bambini del posto. E già questo fatto storico è avvolto nel mistero, poiché tutti conoscono questa storia, ma non esiste documento storico che ne attesti la veridicità. La leggenda vuole che negli anni successivi i bambini si sarebbero manifestati più e più volte durante la notte, con urla e pianti inquietanti che richiedevano in tutto il borgo. Pianti e urla talmente spaventose da fare abbandonare il paese da tutti gli abitanti, come presi da un'isteria collettiva. Negli anni successivi non sono mancate testimonianze di chi giura durante un sopralluogo nel borgo di aver percepito sensazioni strane sul corpo, sensazione di essere osservati, spiati, o avere sentito lamenti e visto luce accendersi e spegnersi dalle finestre delle case ormai abbandonate. Qualcuno giura anche di aver notato con la coda dell'occhio figure evanescenti di bambini correre lungo i sentieri tra gli edifici ormai ridotti a ruderi. A fronte di tutti questi fatti, il borgo è più conosciuto con il nome del paese dei bambini che piangono. Ma questa non è l'unica leggenda che coinvolge questo borgo, perché si dice che il paese sia stato anche abbandonato a causa del ritrovamento alle porte del paese di una pastorella del luogo orribilmente sfigurata e mutilata. Sapete il perché? Perché vittima sacrificale di un rituale di magia nera. Una ulteriore leggenda racconta anche di sette orfanelli lasciati morire di fame e stenti nel paese al momento in cui gli abitanti abbandonarono il luogo, perché affetti da deformazione e da una malattia strana che avevano contratto. Certo, sono tutte leggende, non avvalorate da fatti storici, ma quello che è certo è che gli anziani del luogo raccontano tutti di queste macabre storie. Ovviamente la tesi ufficiale è che il borgo sia stato abbandonato negli anni del boom economico alla ricerca di una vita più agiata nella ricca pianura vicina. Chi vuole credere a questa storia ufficiale può farlo, ma spesso dietro una leggenda si nasconde proprio una inquietante verità. Se vi va, provate a passare una notte da solitari in quel borgo, in modo che poi potrete raccontarci a tutti noi la vostra esperienza. Dimenticavo, sempre che facciate ritorno.
Anche la puntata di oggi termina qua, in queste puntate ovviamente dove parliamo di fantasmi, il più delle volte parliamo di anime di defunti che sono rimaste intrappolate in questa realtà. Per chi fosse interessato, no, a saperne di più di queste anime intrappolate in questa dimensione, a imparare, avesse voglia di imparare una tecnica sciamanica per aiutarle ad ascendere, quindi andare nel luogo al loro preposto, noi abbiamo sul nostro sito un percorso che è quello dell'accompagnamento dei defunti, dove insegniamo io e Giosuè insieme delle tecniche sciamaniche proprio per andare a capire intanto se queste anime, se in un luogo cioè ci sono rimaste delle anime intrappolate. E una volta che abbiamo scoperto se in questo luogo ci sono delle anime intrappolate, insegniamo la tecnica proprio per andarli ad aiutare e quindi portarli oltre il varco e quindi nella dimora a loro consona. E niente, se volete maggiori informazioni le trovate, come vi ho detto, sul sito, quello mio è di Giosuè, che è www.giosuestavros.it. Io, come sempre, vi saluto nel mio modo, che è quello di mandarvi un grande bacio, un grande abbraccio. E niente, se siete arrivati fin qua, ricordatevi, come sempre, di lasciare un like al video e di iscrivervi al nostro canale. Io vi saluto. Ciao, alla prossima!